Raga, ma siamo seri? Non... No, ma non può essere. Buon day, ragazzi. Questo sarà un video abbastanza particolare. In realtà non era in programma perché, come avrete notato, come vi ho già detto, sto facendo video tutti i giorni, però oggi c'era programmato un altro video, però è successo qualcosa di veramente assurdo. Allora, non so se avete visto, ma sono sicuro di sì, il video di una settimana fa, una settimana e mezza fa, dove un tizio con una maschera veniva a suonarmi a casa mentre stavo registrando un video e io, traendo le mie conclusioni, ero convinto che fosse un fan che mi volesse fare uno scherzo, visto che comunque stanno girando molti video del genere. Quindi ho pensato, magari c'è un fan che guarda video così e vuole fare lo stesso scherzo a me. Cosa è successo? Mi sono trovato la maschera appesa alla porta di casa mentre tornavo a Milano. Cioè, io stavo a Verbania, come avrete visto dal video di ieri e dell'altro ieri. Stasera sono tornato a Milano e mi sono trovato questa attaccata alla porta di casa. Faccio vedere l'ora, è mezzanotte e 22, quindi la cosa è abbastanza sconcertante perché, come ben sapete, io abito da solo. Il punto qual è? Che non capisco se questo sia un simbolo tipo di resa da parte di quello che voleva fare lo scherzo, perché appunto io nello scorso video ho fatto vedere che c'era la telecamera fuori, quindi casa mia è sorvegliata. Nel senso, se uno volesse fare uno scherzo, lo sgamerei. Siccome è passato un po' di tempo e non è successo nient'altro, io ero convinto ancora dell'idea che fosse un fan. Lo sono tuttora, nel senso che sono un pochino preoccupato, non più di tanto, perché comunque ho trovato solo la maschera fuori di casa. Di conseguenza, secondo me, è il tizio o la tizia che voleva fare lo scherzo e mi ha lasciato la maschera come per dire: bella, ho visto il video, ho visto che c'è la telecamera, finisce qua. Adesso vi lascio la clip di quando sono arrivato a casa, tranquillo, perché poi io l'ho vista, di conseguenza ci ho preso il telefono e ho ripreso la scena. Siamo seri? Lo vedete? Raga, porco. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Fammi entrare a casa, va. Raga, ma siamo seri? Non... No, ma non può essere. Quel figlio di p***o è tornato. Ma che c***o vuol dire che mi lascia la maschera fuori di casa? Mi sono ritrovato sta maschera. Raga, aspettate. Mi era sfuggito un particolare. Qua dietro la maschera c'è un numero di telefono. C'è un numero di telefono. Allora, io rido, ma no, cioè, non è che non sono preoccupato, ma la cosa mi eccita, tra virgolette, perché questa cosa è assurda. Io adesso lo chiamo, non me ne frega niente che è mezzanotte passata, io lo chiamo. Io non sono scemo. Sono abbastanza convinto, non vorrei fare una figura di merda, però sono abbastanza convinto che sia un fan. Perché dovrebbe lasciarmi il numero di telefono? È un fan sicuro. Mi ha lasciato il numero di telefono perché secondo me vuole che lo chiami per memorizzarsi il numero, per avere il mio numero. È una cosa abbastanza... Una cosa molto... Ma che cazzo? Adesso lo chiamo, però lo chiamerò col privato, così lo fotto. Perché se è un fan non avrà il mio numero. Se è uno stalker seriamente, se c'ha pure il mio numero di telefono siamo a posto. Però adesso, a parte gli scherzi, a me sta cosa inquieta parecchio. Ho paura anche di un'altra cosa. Cioè, se io dovessi chiamare sto numero, no? Cioè, può essere pure che è arrivato un tizio, cioè, è arrivato sto tizio e ha messo un numero di un suo amico, di una sua amica o di una persona. Io chiamo dicendo: oh, vai, lasci tipo la maschera dietro casa mia. Poi magari è una persona a caso, faccio pure una figura di merda e sono convintissimo che sia un fan che mi vuole fare uno scherzo. Convinto. Mi potrei giocare la PlayStation. Giuro, la gioco. La scommetto, scommetto la PlayStation. Ok, allora ho posizionato la telecamera qua, così chiamiamo in diretta. Io seriamente non so se ridere o piangere. Lo chiamo con lo sconosciuto. 392. Pronto, non so se ridere o incazzarmi. Ho trovato sto numero scritto dietro a una maschera appeso sulla maniglia di casa mia. Posso sapere chi sei? Se sai qualcosa, magari non l'hai lasciato tu sto numero. Ma come stavi aspettando una chiamata? Ma dimmi chi sei? Che cazzo fai? Ma dai, ma non
mi riconosci? Dalla voce? Giuse? Figlio di puttana! Giuse! Figlio di puttana! Ma che cazzo, che cazzo ci fa il tuo numero dietro la maschera presa a casa mia? Di la verità, ma ti sei cagato addosso? La prima volta mi sono cagato addosso quando mi è venuto a suonare il tizio con la maschera. Adesso no, perché non capisco se sei stato tu o quello che l'ha fatto ti conosce e ha lasciato il tuo numero. Ma dai, ma come fai a non averlo capito? Cosa? Ti ricordi la volta in cui sono venuto a casa tua? Quando vieni sempre a casa mia, zio. La prima volta che il tizio è venuto a casa mia a suonarmi. Giuse, ma quale tizio? Quello con la maschera. Giuse, ricordi la prima volta che sono venuto a casa tua? Io, allora, praticamente sono uscito di casa perché tu mi hai detto che avresti dovuto registrare un video. Sì. Io sono uscito e ho aspettato un'ora fuori, anche più di un'ora, aspettando che tu registrassi il video. Ma che bastardo! Che bastardo! Quindi lo stronzo che mi ha suonato a casa con la maschera, che mi ha fatto cagare addosso la prima volta, perché io non l'ho data a vedere quando ho registrato quel video, eri tu. No, perché cioè, allora io ho pensato, se fosse stato uno scherzo, ok, di qualcuno che conosco, me l'avrebbe detto dopo. Dai Giuseppe, era a casa tua. Sì, ok, ma io non, cioè tu sei così innocente, te non vado a immaginare che, cioè non vado a immaginare che fossi stato tu, bastardo, pezzo di me. E scusa, invece, aspetta, non mi torna qualcosa, allora tu la prima volta che hai aspettato. Perché sapevi che io registravo il video, ma scusa, io stasera sono tornato a casa, ho trovato la maschera appesa, però tu mica ci sei? Giuse, pensaci un attimo. Noi due abitiamo a neanche 15 minuti di distanza. Io sono venuto da te prima che tu tornassi da Verbania e ho lasciato la maschera con un altro numero in modo che tu non lo riconoscessi. E di chi è sto numero, scusa? Ci sei fatto apposta. Bastardo di merda. Zio, io la prima volta mi sono cagato addosso un sacco, no? Poi ho ragionato, ho detto vabbè, sarà stato un fan. E tra l'altro sei un pezzo di merda, perché poi io ho fatto quel video e tanta gente non ci credeva, perché in quel periodo, dopo che io ho fatto sto video, hanno iniziato a fare tutti questi video degli stalker. Cioè prima c'erano degli youtuber che facevano sto killer clown, no? E poi hanno iniziato a fare il video degli stalker, quindi tutti pensavano fosse una cagata, no? Però io ero tranquillo perché ho detto, beh, sarà un fan che mi ha voluto fare uno scherzo. Poi nessuno si è fatto più vedere, perché poi in quel video ho fatto vedere che c'erano le telecamere. E invece eri tu, perché tu poi non mi hai detto, cioè non me l'hai fatto capire, non è che mi hai dato qualche indizio. Anche quando è uscito il video tu non mi hai detto nulla. Cioè quindi tu tutto questo periodo ti sei divertito. Ti saluto, va, che io sono stanco, sono appena tornato da Verbania, è passata già mezzanotte e... Ma vaffanculo. Ciao. Pezzo. Ciao. Vaffanculo. Raga, non ci posso credere, mi sento un sacco, ma un sacco preso per il culo. Non so che dire. Ero convintissimo che fosse o un fan o che seriamente qualcuno mi stesse stalkerando. Che illuso. Chi mi caga? Solo i miei amici possono farmi queste cose. Ah, vabbè, va. Niente, vabbè, comunque adesso sono tranquillo, anche perché, cioè, voi immaginatevi, cioè, io arrivo a casa mezzanotte, sono da solo perché abito da solo. Vabbè. Raga, commentate qua sotto, ditemi la vostra, ditemi se ve l'aspettavate, non magari che fosse Matteo, perché magari non tutti lo conoscono, però... Che fosse uno scherzo, che fosse qualche mio amico, o anche voi pensavate che fosse un fan che mi volesse trollare, o davvero uno stalker. Bella raga, e niente, alla fine questo è stato un video penso divertente, spero vi sia piaciuto, io vi saluto e ciao. Bella, non ci posso credere.